luogo da cui semplicemente in cui semplicemente ti trovi e non che stai studiando, esaminando. Semplicemente rimani in questo luogo. You just delivered the baby and you just be. Hai appena dato nascita a questo bambino. E quindi rimani con questo bimbo, con questo bebè. Non gli fare un'intervista, non fargli domande. Rimani col bebè. And your love or your growing appreciation. Il tuo amore, because I say growing, because il tuo maggiore apprezzamento. Perché può essere una cosa graduale, lenta. Magari non hai ancora percepito l'impatto di questa rivelazione. E quindi è come se fosse una medicina a rilascio lento. La prendi per un attimo, non fa nessun effetto. E poi gradualmente questo potere si risveglia dentro di te. Questo è l'impatto di aver visto. Non è come una sberla che tu dici, oh, sono Buddha. No. In qualche modo sei stato colpito, però non hai capito ancora, realizzato, è stato troppo veloce. Io sto saltando un attimo, ma è sempre per te. Stavano parlando di Bruce Lee, che era un grande delle arti marziali, ed erano stavano facendo un film e stava praticando una di queste scene, stava spiegando agli attori. Ed altri attori dicevano, lui ma non è così bravo come dicono, è solo un attore, non è così bravo. E allo stesso tempo uno di questi attori che si credeva chissà chi si è presentato davanti a Bruce Lee e ha detto, ma fammi vedere quanto sei veramente bravo. E Bruce Lee gli ha detto, attaccami come vuoi, dammi un calcio. E questo gli diede un calcio e lui lo bloccò. E poi era la volta di Bruce Lee e lui gli ha dato un calcio ed era così veloce che non è successo niente. E questo tizio rideva, come dire, non è nulla, non è nulla. E poi tutti i suoi denti e il sangue. Dovuto sputare sangue, magari non è il massimo dentro un satsang, però è un buon esempio, perché è stato così veloce che lui non aveva sentito l'impatto del colpo ed era lì che rideva, e mentre rideva tutti i denti gli sono caduti di bocca. L'impatto di vederlo, wow, waves of e gradualmente will begin to surface within you and you will come to know. Capirai, imparerai a conoscerla senza dover studiare. Perché? Perché in questo momento sei solo con questo. Che cos'è questo ciò che è? There's nothing to describe. There's nothing you can share. Non è niente che puoi descrivere. Non puoi condividerlo, non puoi darne un pezzettino a qualcuno. Ce n'è un sacco di questo, quindi non posso dartene un pezzo. E non appartiene a nessuna religione in particolare. E non è niente di personale. Non può ammalarsi, non può morire, non se ne può andare. Dove è stata tutta la mia vita? Sempre qua. Come spieghi tutto ciò? Non farlo. Rimani in silenzio e continua a guardarlo. Sii uno con esso. E gradualmente incomincerà a sbocciare dentro di te. Stai seguendo? Perché all'inizio quello che succede, la mente dice, ok, fatto, bene, carino. Adesso so dove andare per quando non mi sento bene. Vado da quello lì, da ciò che è. No, non potrai. Perché è come se nella messa in scena della vita, in questa commedia della vita, è come se fosse che è come se la mente avesse sempre cercato di prendere la tua attenzione, carpire la tua attenzione in modo che non potessi vedere e comprendere ciò che è.
E quindi tutte le volte che tu ti avvicini, viene data un'altra etichetta, un'altra interpretazione, la tua attenzione va via. Man mano che tu ti avvicini a questo riconoscimento e comprensione, la mente tira una pietra di lato e tu dici, cosa sta succedendo? E ti distrai. E questo è il suo ruolo, per un po', finché non tu non sei abbastanza maturo e puoi cogliere questo ciò che è. È nella natura della vita, nella sua espansività, nel suo continuo movimento evolutivo, non vi dà una soluzione finale, ma vi dà un indizio. E tu devi utilizzare il tuo potere di discernimento e riconoscere. E man mano sviluppi i tuoi muscoli spirituali. E questi muscoli spirituali sono quelli che ti consentono di vedere, di discernere e di arrivare a livelli di coscienza sempre più alti. Non perché vi vengano dati completamente. Quando sei arrivato alla maturazione completa, ti verrà dato anche quello che non hai chiesto. Non sarà neanche necessario volere qualcosa. Chi diventa maturo nel cuore non ha più nessun desiderio. Non dice più, Dio ti prego, dammi questo. Colui che non ha più desideri è libero. Colui che ha molti desideri non si conosce. Il tuo sé è la fonte di tutto e si è in grado di appagare se stessa. We are growing back. It's almost as though in this life the opportunity is. È come se in questa vita ci fosse data questa opportunità di riguadagnare te stesso, riconquistarti da questo stato di illusione in cui non stai percependo in maniera corretta. Stai percependo a partire da quest'idea che sei la persona ed è una forma di coscienza molto contratta, molto limitata. La coscienza è essa stessa, però è un po' handicappata, è molto limitata. Ma a causa dell'abitudine c'è questo riflesso, questa reazione che tende a ritornare a questo vecchio regime dell'essere. E per un po' succederà. Mentre pian piano stai trasformandoti e passando dalla persona alla presenza e dalla presenza a questa consapevolezza pura. E questa è la vera evoluzione. So it is not so out of place what you have said. I expect that. E quindi quello che dici non è fuori posto, me lo aspetto, è un risultato di quello che hai visto. Ovvio che la vecchia identità cercherà di fare capolino, non sorprenderti, però ogni volta che c'è questa voce che dice no, l'ho perso adesso, a un certo punto quella voce non avrà più un'influenza su di te, nessun effetto. Non è neanche una voce che dice l'ho perso. È più. Perché un'altra parola per coscienza è Dio e dice che io sono blasfema. Che dice? Cosa? Che il fatto che la gente dice che loro sono Dio è blasfemo. No, io non ho mai detto così. Ho detto che alcune persone si sentono di dire che essere tutt'uno con Dio è una cosa blasfema. Però invece di io penso che sentirti divisa, separata da Dio sia blasfemo. Può essere visto così, no? Perché dov'è che il tuo potere, la tua fonte, da dove vengono? E quindi la lingua è molto aperta a interpretazioni,
dipende dalla tua cultura, da come guardi, dalla tua prospettiva. I'm not saying that you are, you say that you are equal to. Io non I'm saying you are one dico with, che tu sei uguale a Dio. Dico che tu sei tutt'uno con Dio. Vuol dire che sono in armonia con il campo di Dio. E questo è quello che viene riconosciuto internamente attraverso la consapevolezza. Ma se lo dici prima di averlo compreso e riconosciuto, allora è arrogante e non vuol dire proprio nulla. E poi non devi neanche necessariamente dirlo, ma lo vedi. Perché dove posso essere, dove chi sono, dove potrei essere in un altro posto. Se noi sentiamo che siamo solo il corpo e i nostri condizionamenti, ci sentiamo di essere un'entità tangibile, solida, oggettiva, e quindi cerchi nella vita delle cose che siano tangibili, siano degli oggetti, perché questo è quello che ami. E sei molto attaccato ai frutti dei tuoi sensi e le proiezioni della mente. Ma man mano che ti stabilisci di più in una coscienza più sottile, il corpo diventa inadeguato, non ha più una buona rappresentazione della coscienza. E quindi senti che tu non sei più solo questa forma, ma sei senza forma. E chiunque mediti o faccia l'indagine o contemplazione arrivi a questa assenza di forma. E da questa assenza di forma nasce, esce l'osservazione, il vedere. Però qualcosa che non può essere visto, perché non ha una forma, una dimensione, è più una questione di spazio. E quindi c'è qualcosa che si sente sempre più a suo agio in questo riconoscimento, e questa è la maturazione. E poi arriverai a vedere che non ti interesserà più la forma per nulla, perché sei nel tuo stato senza forma. La forma va bene, però tu sei oltre la forma. E tu devi, non so se segui, però è qualcosa che, di cui tu devi fare esperienza. E non è qualcosa nel lontano futuro, è adesso, ora. Però se tu puoi comprenderlo, apprezzarlo in questo momento, non lo so, magari ci vuole un po' di tempo. Io penso che quando mi sentivo in scatolata, era come se eri cosa? Era come se fossi fregata da tutte le parti. E da una parte, se ammettevo di essere uno con Dio, era sbagliato. E però da un'altra parte, dire io non vengo da Dio era sbagliato uguale. Quindi qualsiasi cosa dicessi avevo sempre torto. E quindi quando tu hai espresso il vostro invito, non voglio dire ok, ci sono arrivata. L'ho colto. Mi sento. Quello che può succedere qua è il problema che tu stai pensando in maniera personale. Quando sei fortemente identificato col con la mente, i tuoi pensieri sono personali e come tu percepisci Dio lo percepisci in maniera personale. L'abbiamo detto anche prima. In passato ci è stato detto c'è Dio lassù nei cieli e noi siamo qua giù, siamo queste creature. Però l'esperienza vera e propria è che quando io credo di essere questo corpo, questa mente, è una credenza, qualcosa di una convinzione molto bassa, non è molto onorevole. Che tu sei il tuo corpo, semplicemente, che è qualcosa che è perituro, e la tua mente che fluttua continuamente, totalmente instabile. E siamo tutti d'accordo che il corpo ritornerà alla terra e che la mente fluttua. Il seme della mente, se contiene molta identità, andrà da qualche parte anche quando il corpo muore,
e porterà questo pensiero, e questo pensiero avrà bisogno di un altro strumento per continuare a risolversi. Se vogliamo chiamarla reincarnazione, va bene, non ne voglio parlare adesso. Però l'idea che tu hai di te stessa solo come corpo e come mente, come condizionamento, è un pensiero molto basso. E se tu ci credi, come ci è stato insegnato, diventiamo facilmente delle vittime della vita. Le forze della mente e le energie più scure possono facilmente sopraffarci, perché tu pensi di essere mortale, e quindi tenderemo ad avere sensazioni di paura, di giudizio, di sensi di colpa, e giudicare gli altri, di non essere degni. Tutte queste cose, tutte queste qualità, voi le conoscete, perché tu pensi di essere una cosa. Le cose passano, muoiono. Però quando ti rivolgi all'interno e la grazia ti aiuta in questo, a guardarti internamente, interiormente, incominci a scoprire qualcosa di eterno. Quando guardi dentro, vedi che tutte queste forme sono viste, ma colui che le sta osservando può essere questo osservato a sua volta, visto. E se tu veramente cerchi di vedere chi è che sta guardando, senza partire da presupposti o ripetere quello che hai letto in un libro, ma guardare tu stesso, scoprirai che colui che vede non può essere visto. E questa è un'esperienza, è un fatto. È qualcosa che sente che è più vero, è più aperto, più universale, più potente, semplicemente bello, naturale. E tutte queste qualità più elevate arrivano. Perché quando se tu pensi di essere solo il corpo-mente, non puoi abbracciare la coscienza più alta. Solo quando scopri di essere senza forma, allora sarai in grado di percepire questi livelli di coscienza più elevati, e non sentirai che blasfemo, e non avrai questi pensieri che appesantiscono l'essere umano, che lo rendono pauroso, intimorito. Avrai trasceso tutte queste cose, la mente si sarà innalzata verso altitudini più elevate della coscienza, e tutte le tue impressioni, queste vibrazioni, non possono respirare a quell'altitudine. Rimangono solo a bassa quota, dove hai i livelli più bassi della manifestazione. Quando ho avuto questo riconoscimento, la mente ha detto: se questa, la mente ha detto di questo riconoscimento, se questa è la coscienza, it's not a reflection of how glorious God is. Non è un riflesso della gloriosità di Dio, perché io avevo un'idea di quello che avrebbe dovuto essere. Come ti ho detto, questo è l'inizio. Tu hai attraversato questa porta e tu pensi di aver già visto tutta la villa, il castello. Tu ti sei appena alla soglia della porta e tu dici: oh, è questo tutto qua? Però mi sento così infastidita e sto male quando sono lì seduta. La mente dice queste cose, ma il problema è che tu ci credi. E nel momento in cui ci credi, incominci a rattrappirti, perché tu credi nella tua mente. E quindi, finché continui a guardare dalla persona, ti sentirai che la tua mente ti sta picchiando. Però un giorno ringrazierai questa mente e dirai: grazie,
Perché quando pensavo di essere una persona, tu continuavi a non darmi tregua. Mi saltavi addosso e così ho dovuto uscire dalla persona ed entrare nella presenza, perché qua non mi puoi toccare. E quindi il tuo starmi addosso mi ha spinto ad entrare nella presenza. Perché se tu sei gentile con me, io mi addormento. Se invece mi prendi a calci, mi risveglio in quello che sono. Grazie. French. Francese. Okay. She's right with you, I think. Huh? Well, there's one there, too, also. François può venire al microfono. Ma ce n'è uno lì anche. Ok. Tout ce que tu fais en exercice m'a été donné la première fois. Everything you do in the exercise. Everything you do in the what? In the exercise. Tutto quello che fai nell'esercizio. Touché à l'être. La première fois ça m'a été donné j'étais jeune. C'est resté un mois. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas de livre, de choses. Je n'étais pas intéressé à ça. So it touches to the being, and the first time he had an experience. Tocca a tutto l'essere. È la prima volta che ho avuto un'esperienza con l'essere. Après, era un ragazzo. Quelque chose qui m'a poussé à reconnaître ça à l'extérieur. Donc j'ai lu des bouquins, j'ai rencontré mon maître, et la deuxième fois où c'est arrivé, pareil, je peux te redire. Excuse-moi. So the first time it happened, he didn't know what it is. La prima volta che è successo, non sapevo che cos'era. Like looking outside. Ma volevo capire. So he started to read books. Cos'era, cosa voleva dire guardare il fuori, quindi ho iniziato a leggere dei libri. E la seconda volta, senza che j'ai une explication, sans que je fasse, sans que mon mental le fixe, sans, par surprise. It happened also a second time, this kind of experience. È successo anche una seconda volta questo tipo di esperienza. He was surprised about it, like something came. E lui non sapeva, era sorpreso. La troisième fois, c'était Asmar l'année dernière. È arrivato qualcosa fuori da ogni aspettativa. Il n'y avait pas de traduction. Et donc pendant la semaine, je n'ai rien compris, mais je suis sorti avec un état d'être. The third time, it was in Zimar last year. La terza volta era Zimar l'anno scorso, non c'era traduzione, quindi non ho potuto capire, ma era in questo stato dell'essere. Ma vieni allora. Cosa c'è ora? Il presente mi mène a un endroit où maintenant, quand j'ai la traduzione. So now, like in the present, when he has the translation. Ora, nel presente. Con la traduzione questo scompare. Che cosa scompare? Dice Mugi. Il mio stato dell'essere. Lo stato dell'essere è sparito. E chi osserva lo sparire dello stato dell'essere? Disparition de l'état de l'être. If the beingness itself disappear, se l'essere scompare, the disappearance of the being, is it concerned about disappearance? Ciò che osserva la sparizione di questo essere, ha qualche problema con questo? Est-il lui-même préoccupé par cette disparition? Je n'arrive pas à répondre avec mon mental.
he doesn't manage to answer with his mind. J'ai toujours été. Non riesco a rispondere con la mente. Is he happy about it? Are you es-tu content de cela? Non. No. So it is not weakness. Sei felice from the, di tutto ciò? From the what is, no. It's more that his quindi, mind is having a sense that ciò che osserva non viene osservato da ciò che è, ma è la mente che ha un certo, una certa sensazione che il proprio essere sia scomparso. C'est ton mental qui a cette sensation d'une disparition. It's just a thought you are believing in. C'est juste une pensée à laquelle tu crois. È solo un pensiero a cui tu stai credendo. When the beingness itself becomes insignificant, or if it disappears, you should be. Quando l'essere stesso diventa insignificante o scompare, dovresti essere nello stato più alto. Disparaît, tu devrais te retrouver dans l'état le plus élevé. Toi-même dans cet état le plus élevé. What he's speaking is that the feeling that he's putting the state of being, like maybe a particular beautiful. Quello di cui sta parlando è che lui identifica con lo stato dell'essere un certo sentimento particolare, bello. Quindi quando questo non c'è, dice che lo stato dell'essere se n'è andato. Agréable et que tu as l'impression qu'elle a disparu, donc tu as l'impression que l'état de l'être a disparu. Non, non. Quand je suis sorti de, j'ai reconnu cet état quand je suis parti de Zmar. When he recognized this state when he left Zmar. Ou pendant un mois. Quando riconosciuto questo stato quando ho lasciato Zmar. Everything you were explaining for one month, he was living. Tutto quello di cui parlavi, che avevi spiegato per un mese, io lo vivevo su di me. M'éloigne de l'état. I have the feeling that the explanations puts a distance. Ho come l'impressione che le spiegazioni mettono una distanza fra me e lo stato, questo stato dell'essere. He has a feeling that explanations are like putting a distance. Ha l'impressione che le spiegazioni che cosa? Che mettono distanza. Non necessariamente. These things you will not feel like that. When you are in a more nello stato maturo non ti sembrerà così. Quando sei negli stadi più precoci, più all'inizio, sei facilmente distratto. Se alleni un cane, è già iniziato l'allenamento, ogni volta gli dici siediti, seduto. Lui si siede per un minuto. Ah, scusate, non mi sono fermato per la traduzione. Ha uno stato più avanzato. We have to speak a bit more quickly. Maybe you can listen with this one. No, I can't. Okay. Devi parlare un po' più velocemente. You sit? Did you say sit? Dog sits. But as soon as another dog passes, tu ti siedi, dici siedi e il cane siede. Quando arriva un altro cane, il cane si siede. Quindi tu arrivi. Torni e il cane si alza. Quando se ne vai, se ne va. E gradualmente un'altra volta, dopo gli dici siediti. Il cane se ne va e i tuoi occhi se ne vanno. So at first it's like this. I say, quando il cane continua a sedersi, allora il cane è allenato. And then the mind comes, hello, whoop, he's gone. E con questo. Allora la mente arriva e dice, ciao, e se n'è andato. Then the mind says, no, stai qui, siediti qui. Oh, yes, e la mente dice, ah, ti ricordi ieri? E tu, ah sì. This is training. No, gli devi dire, no, seduto. Questo è allenamento. Maybe if you're with the teacher, he's watching every time when you quindi dovresti dirlo a te stesso, questo allenamento. Magari un insegnante ti guarda tutto il tempo e ti dice stai, rimani, e ti fa sentire irritabile. Ma quando questa disciplina accade dentro di te, ti senti libero, sei totalmente libero, perché puoi andare da qualsiasi parte, perché non puoi essere distratto più. Quindi è troppo presto nella tua visione, questo seduto. Stai incubato, Marina, in questo stato. Arriva la mente, cosa? Niente. E la mente dice...
La mente fa così. E se ne va. You have to give a little bit. We say you want everything. Tu devi dargli un po' di tempo perché tu vuoi tutto. Ma dai così poco? Dai così poco di te stesso per questo. Tu stai con questo per un po'. È così che tu ti mostri il tuo valore, non solo appena arriva qualcosa dal passato, tu subito te ne vai, no? Con questo. Deve stabilizzarsi e diventare un po' più forte. Non ci vuole molto tempo. Se consideriamo quanto tempo siamo stati addormentati, posso dire così? E questo sonno non è solo sogni d'oro. Ora ti svegli e qualcuno arriva e dice: posso darti un po' di sonnifero? Cosa? Hai avuto abbastanza sonno, hai dormito abbastanza. Quindi qualcuno dentro di te dice: aspetto e vedo, guardo e vedo chi sarà colui che starà con così, che rimarrà con questo e ci marinerà sopra. Quando la mente dice tutte queste cose meravigliose, filosofiche, spirituali, tu semplicemente stai qui, rimani qui. Tu sei qui, seduto nelle braccia di Dio, niente di più. Questa sarà la tua forza. La mente dice: ma non ti rafforzerai semplicemente stando sdraiato lì, no? E tu devi un po' di capire, vero, non è vero, no, vai via. No, ascolta quello che dice e ascolta il tuo potere, controlla. No, non sei tu, via. Non è vero. Quindi non hai paura della tua mente. Alla fine è lei che avrà paura di te. Un po'. Ma perché non vieni indebolito? Allora potrà unirsi, potrà entrare, perché arriva dalla stessa sorgente. Come colui che immagina di essere la persona. Sono entrambi dalla stessa sorgente. E si uniranno nella stessa sorgente. Tutto questo teatrino, questa sofferenza finirà. E arriva quello mentre il tuo corpo è caldo. Trova colui che è imperituro. Fino che hai tempo, trova ciò che è senza tempo. Non sprecare il tempo. Speculando, pensandoci, tu devi fare un'esperienza al posto di specularci sopra o assumere. Tu devi fare un'esperienza. Quello che credi deve diventare esperienza. E poi la verità viene confermata, verificata dentro di te. Ok. You come? Thank you. Ok. Grazie. Very good. Thank you. Hello. Namaste. Namaste. I just wanted to confirm and clarify around this transition. Voglio semplicemente confermare e chiarire questa transizione da fra il regime della persona verso il sé. E ho sentito che tu dici: passa il tempo marinando in ciò che è e stai nel grembo di Dio. In terms of do you have a recommended guidance as to how long every day? Hai delle linee guida che raccomandi, per esempio, quanto tempo ogni giorno? Beh, è una buona domanda. Non devi preoccuparti perché non è che per marinare intendo che devi stare seduto lì a casa così. Puoi andare in giro, fare le tue cose, ma internamente stai marinando.
Da fuori sembra che stai facendo delle cose, ma da dentro sei in totale serenità e pace. Diventa sempre più spontaneo, sempre meno un'azione che stai facendo, ma poi scopri che è semplicemente uno stato dell'essere. E la tua mente è, per esempio, ho fatto un esempio, quando ti innamori di qualcuno, non hai bisogno di nessun incoraggiamento. Ah, ti devi ricordare del tuo amato. No, perché non te lo puoi dimenticare. Sei così... Ah, tagli la verdura e sei lì che ci pensi. Gli altri in cucina dicono, ah, guarda quello. Tutti che cucinano, veloce, tu lì. Lalla. Non puoi dimenticarti del tuo amato, come fai? E questo è quello che succede. Mentre stai marinando, semplicemente seduto, semplicemente quando tutte le volte che stai seduto stai così bene, così leggero, e cominci ad apprezzare, perché poi arriva alla mente, vedi la differenza, vedrai la differenza. Se non sai che cos'è, quando arriva alla mente, questo è il tuo visitatore regolare. E la giornata è tutta così. Ma quando sei in questo stato, in ciò che è, quando arriva la mente dici, oh, che puzza. Prima non avresti potuto capire, conoscere, sapere. Un giorno siamo andati da qualche parte, in campagna, passi attraverso una città. Tutto questo posto odora di sterco di mucca. Ma sono tutti felici, perché loro non sentono questa puzza, questo odore. Perché tutto questo odore. Anche le torte hanno questo odore, anche il caffè. Perché questo è l'odore base. Quando non sai la differenza, non puoi sentire la differenza nell'odore. Questo è con la mente, no? Anche adesso sei nell'aria fresca dell'essere. Quando arriva la mente fai, wow, cos'è sta roba? Prima eri in compagnia della mente per molte ore ogni giorno, ed ora, wow, è abbastanza, basta. Questa è chiamata transizione, trasformazione. Puoi farne a meno perché ti senti, apprezzi sempre di più questo stato naturale dell'essere. E anche la mente ti aiuta perché ti fornisce il contrasto. E dici, oddio, oh, amato. Oh. Quindi, a volte semplicemente ti vuoi sedere, non vuoi andare da nessuna parte, ti vuoi solo sedere, sei così stabilizzato, stabile nella tua pace, hai come una montagna dentro di te, non ti puoi muovere, non sembra tanto bello da dire, ma è fantastico, una pace così grande. Un altro momento sei su un albero, puoi sentire che la forza vitale si muove in diversi modi. È un processo naturale. E in questo caso, forse alcuni non è che si innamorano così facilmente di ciò che è e dicono, oh, che ci facciamo con questo? Ma viene riconosciuto. E perché visto che l'hai riconosciuto, non puoi non riconoscerlo, perché ormai l'hai riconosciuto. Colpisce la grazia del sé e ha rilasciato la sua fragranza dentro di te. Non è qualcosa che ha inventato un essere umano. È qualcosa di nuovo che nessuno può spiegare. Perché in un'unità di coscienza o in un corpo la coscienza risponde così potentemente, in un altro corpo è così, un po' più lento, magari resistente, pieno di dubbi, e in un altro è velocissimo e sono subito a casa. Può succedere anche così. Quindi mi piace questa domanda perché fa vedere che c'è una spinta genuina. Quanto può durare? Non lo so.
Io ti dico che anche se questo marinare va avanti per tutto il resto della tua vita, niente può essere paragonato a questo. Ogni giorno è il tuo giorno migliore. Conoscete anche voi questo tipo di giorno? È il giorno in cui ogni giorno è il tuo giorno migliore. This is the nature of the self. I say it is like a fruit. E questa è la natura del sé. Io dico che è come un frutto che continua a diventare sempre più dolce, ma non diventa mai troppo dolce. How can you have one fruit to everybody is the same? Come puoi avere un frutto? È lo stesso per tutti ed è sempre più dolce, ma non diventa mai più troppo dolce. Alcuni piacciono le cose dolci, altri no, ma questo frutto piacerà a tutti, perché è il frutto del tuo stesso sé. All'inizio viene amato, nel senso che tu mantieni un senso di individualità come persona. You think you're loving like one thing, a causa di questo senso di dualità, penso di essere una cosa che ama un'altra cosa, ma in realtà è esso che ama se stesso, nella forma di un altro o di un'altra cosa. Ci può volere un po' per questo senso dell'altro, per cadere, per lasciare e diventare questo senso di unità. La bellezza di questo è che è per la gioia del sé che ama se stesso, per la gioia di tutti e di tutto. Infatti, quando dici io amo tutti, voglio bene a tutti, cosa vuol dire? Una persona non è necessariamente una cosa così amabile. È solo quando la persona si unisce al proprio cuore, allora diventa bella. Non è solo bella di per sé. Un fiore reale, vero, è un fiore di plastica da lontano. Sembrano veramente simili, ma quello di plastica non ha profumo. Ed è la stessa cosa. L'ego può magari sembrare, ma non è la stessa cosa. All'inizio può sembrare che tu stai amando tutti, anche nello stadio egoico, perché sembra di ti sembra perché l'ego sarà più puro. Cosa vuol dire ego? Vuol dire che tu credi nella tua autonomia, nel tuo essere separato. Non è che necessariamente ti devi battere il petto, far finta di essere Tarzan, ma ego vuol dire credere di essere separati dall'uno. A un certo punto anche grandi saggi e santi del passato, anche loro all'inizio hanno assaporato questo, ma l'hanno trasceso per la loro saggezza, per la grazia, per l'amore e la loro urgenza nel trovare la verità. Loro l'hanno sorpassato tutto questo, proprio come te. E per chiarire, quando cominci a riconoscere l'odore della mente e indaghi a chi sta parlando questa voce, e torni indietro all'osservatore, c'è un momento in cui l'energia mentale arriva molto fortemente e in quel momento sembra che ci sia solo lei, e quando l'energia è un po' più abbassata, allora torni indietro e osservi e lo guardi. Ti dirò, sei molto più vario di quello che credi. Tsunami. Se un'energia dalla mente arriva come uno tsunami. Suppose this one come, okay? And you know, should you be inquiring? Se questo viene? No, no. When that come, actually. Forse magari che indaghi chi è che sta affogando. No, c'è un altro modo dentro di te. Di indagare.
che questo è quello che stai vivendo in questo momento. Non significa che non è te stesso. Quando qualcosa va contro quello che ci piace, ci immaginiamo che forse siamo stati abbandonati, siamo stati rifiutati dalla vita, da Dio, dall'amato. E diamo significato a queste cose, ma non gli appartengono necessariamente. E le interpretiamo in un modo molto passionale, appassionato. Ma anche se una persona è chiara e arriva una cosa molto forte, semplicemente lo accetti, non gli dai un significato con la tua mente. Ah, non sono nel favore del Supremo, cosa ho fatto? No, semplicemente arriva, va là. Oh, si sta bene anche qui. Perché no? È uno stato diverso dell'essere e della mente, anche se ti senti un po' così, sotto di questo, semplicemente va tutto bene. Se stai sempre lì a flagellarti, allora ogni cosa ha troppo significato. È uno stato molto pesante. Quando nella mente ci sono solo convinzioni e credenze, la mente dovrebbe essere completamente vuota, vuota, vuota. Non c'è niente di sbagliato, va tutto bene, anche la morte va bene. Anche la morte va bene. Recentemente ho avuto questa esperienza e qualcosa è arrivato, uno tsunami, e io gli ho permesso di arrivare. E quando se n'è andato è rimasto un stato così intenso di gioia e benedizione. E quando si è passato, l'intensità della pace e della beatitudine se ne sono andate. E anche il fatto solo di ricordarmi che la beatitudine era lì anche quando è arrivato lo tsunami. Per un po' l'attenzione va verso lo tsunami. Ma quando torno a casa, ciò che è là. Se tu non prendi le cose personalmente, allora non hai la sensazione che questa persona o la vita ti stanno facendo qualcosa contro di te. È tutto tutto coscienza. La coscienza sta giocando un ruolo con la stessa coscienza per evolversi. E appare naturalmente nella forma di altre persone che magari ti dicono delle cose. Qualcuno magari cammina vicino a te e ti dice: pavone. E tu dici: ha detto pavone, wow, porta sfiga. Allora poi ti metti a sognare di pavoni che ti atterrano in faccia, che ti fanno la cacca sul cuscino. E allora parli con questo e gli dici: ma perché l'altra volta sei passato da me e hai detto pavone? E lui dice: ma non ho detto pavone, che problema hai? God said peacock. Chi ha detto pavone? Dio ha detto pavone. La coscienza lo ha detto. Per far venire su un po' a galla quella mente da pavone e fare in modo che venga buttata fuori. Dobbiamo riderci sopra un po'. Siamo noi stessi che creiamo i nostri stessi problemi con la mente. Quello non dobbiamo fidarci della mente o aggrapparcene, perché rappresentano qualcosa di noi stessi che la mente a cui la mente piace. Quindi quando è il momento di essere aperti e lo devi fare con tutto il tuo cuore, non lo puoi fare veramente bene, perché hai delle cose messe lì da parte che ti fanno preoccupare già per qualcos'altro. Questo è quello che succede. E a proposito della dualità, se ho capito bene, il sé si gode il gioco della dualità. Più che godersi, è così vasto, ma puoi usare una parola migliore.
nel contesto più ampio, più alto, elevato, lui lo fa per gioia, sì, ma non è dipendente. È questa la cosa divertente? È questo ciò che intendi? C'è un po' di cinicismo, ma gioca così. Cinismo, scusate. Ma non dobbiamo prenderlo così in profondità. Il cinismo deve essere vero, c'è della risata, del divertimento, ma se arriva dall'ego può essere veramente brutto. Ma può essere semplicemente divertente il cinismo. È la cosa più diretta a volte per dire qualcosa. È il modo più diretto. È come un bang. E allora le bocche si chiudono per un bel po'. Ma può essere fatto senza cattiveria. Dico queste cose per mostrare la flessibilità enorme della coscienza. Non è così la coscienza. La mente è così. Quindi, chi è libero nel proprio cuore, non è facile offendere qualcuno così. Magari momentaneamente qualcosa, ma non riescono a. Non possono essere offesi così profondamente perché. La mente è diventata troppo vuota per essere offesa. Una mente vuota non può essere offesa. Impersonal mind cannot be offended. La mente impersonale non può essere offesa. Cannot be it can laugh though, but it won't be offended. Not può ridere, ma non sarà mai offesa, non mai profondamente. Thank you very much. Thank you. Grazie, grazie mille. I really have something to say. I know, because your hand was like, whoa! No, avevo veramente qualcosa da dire, ma adesso... Sì, lo so, perché eri lì con la mano. Ora che sono qua, sembra... It's okay. You can sit back down, too. No. Se vuoi, ti puoi sedere. No, no, no. Perché non so quando avrò questa opportunità la prossima volta. It's very much in line with what has just been said. È simile a quello che è stato detto prima. It's been boiling for a while. C'è questa cosa che bolle dentro per un po'. Ed è un po' così. Sorry, there's so much coming up. I'm going to take a few seconds. Ci sono così tante cose che emergono. Ho bisogno di qualche secondo. Okay. What was coming up just now is that I need guidance. I have this io really ho bisogno di una guida. And dwell ho queste forti spinte da ritirarmi dalla vita in generale e rimanere lì, risiedere. Be in life with it. Yeah. E poi c'è un'altra parte di quella di vivere la vita dentro. Magari per un po' di tempo hai bisogno di ritirarti da qualcosa, non è una cosa non saggia, se senti che hai bisogno di spazio. Potrebbe non essere necessario tutto lo spazio di cui tu pensi hai bisogno. Certe volte ti senti completamente sopraffatto e dici bisogno di una settimana e poi dopo un giorno sei a posto.
Però magari hai bisogno di certo spazio per rimanere da solo e per rimanere immerso in questo spazio. Dove puoi lasciare che queste cose vengano fuori, che emergano, senza però partecipare. Questo è importante. Non cercare di risolvere quello che viene. Puoi semplicemente osservarlo per un po'. E se non ti ci butti dentro, che la mente incomincia a far girare la corda e ti dice: su, salta, dai, salta. Ci vieni, vieni, vieni. Dici: no, grazie, no. E dice: ma perché mai? No, oggi vado a sposarmi, c'è il mio giorno del matrimonio, non mi avete certo a saltare nella polvere. E poi pian piano tutto si chiarisce. E che scopri che quando consenti di lasciare questo spazio, allora le cose si risolvono da sole. Certe volte basta lo spazio e non un'elaborazione mentale. Semplicemente lasciare lo spazio. Sei determinato e questo crea abbastanza per pulire la mente. E quando la mente è chiara non hai bisogno di rispondere a delle domande. Anch'io capisco quando parli di tsunami, certe volte ci sono queste tsunami emotivo che arriva e rimane per qualche minuto e alcune volte rimane più a lungo. Però io mi ricordo che rimango lì seduto e... No. Tu stai qua? No. No, I just wondered because, lo penso seriamente. Mi stavo chiedendo perché. Non è che solo devi stare seduto con qualcosa, non è sufficiente. È comprenderlo chiaramente e comprendere chiaramente dove sei seduto, dove ti trovi, in modo che smetti di reagire da questa posizione sbagliata e osservi dalla vera posizione. E quando lo vedi c'è così tanta gioia e libertà in questo vederlo che tutte le paure svaniranno. E certe volte c'è questa reazione normale di abitudine di quando qualcosa arriva e torni alle tue vecchie abitudini. Però poi ti trovi che sei lì nel posto. Alcune volte le persone passano degli anni semplicemente seduti e non succede nulla. C'era questo saggio. Zen Master Bankai, who I love very much. C'era questo maestro Zen Bankai, che amo molto. Del XV secolo in Giappone e lui aveva trovato questa roccia e lui ha detto: mi siedo qua in contemplazione finché non mi risveglio, e rimase lì. E poi a un certo punto aveva un mal di schiena terribile e alla fine hanno dovuto rimuoverlo da questa roccia. Semplicemente a rimanere riseduti con determinazione non è sufficiente. Ma questo sforzo non è sufficiente. Ci vuole una corretta comprensione. Qualcuno vi indica qualcosa e poi tu torni indietro e te lo fa vedere. Quindi semplicemente osserva, non andare. E tu dici: ah, è facile. Per alcuni, per molte persone, arriva così. Semplicemente vedono perché stavano guardando dal posto sbagliato e puoi anche vedere il posto sbagliato. Quando guardi dal posto giusto puoi vedere il posto sbagliato da cui guardavi. E quindi non basta stare in contemplazione, però ci vuole la giusta guida, perché al momento è per questo che sento che ho bisogno di guida. Sento che questo desiderio, il fatto che il pensare di stare nel mondo con altre persone è molto forte perché e sento che devo resistere, però da una parte io onoro questo fatto che sono coscienza in questa forma, in questo corpo. E la coscienza, Dio, qualsiasi cosa ha deciso di essere in questa forma. E quindi mi domando se è la mente che mi dice che devo ritirarmi o che non posso ritirarmi. Quella è la mente.
You can't direct consciousness. Tu non puoi dirigere la coscienza. You say, yeah, consciousness is in this body and you know, it must be here for a purpose. Tu dici la coscienza in questo corpo deve essere qua per un motivo. Sono qua nel mondo, devo fare qualcosa. Questa è la mente che parla. If you feel, you must also nothing wrong to go with the deeper feeling. If you feel, you know, non c'è niente di sbagliato a seguire questa sensazione profonda che ti dice allontanati da tutto per un po' e devo rimanere in uno spazio come questo in cui osservare. Io consiglio posti come questi in cui la verità è perme a tutto l'ambiente, è la vibrazione in quell'ambiente. Sembra che chiunque parli con chiunque e tutti sono un riflesso di questo. E poi dici sì, però io sono nato nel mondo e forse la coscienza vuole che stia lì. You have an idea, but you feel bad about the idea, doing the idea because you think il problema è che tu hai questa idea, però non ti senti bene a questa idea perché ti sembra che Dio ti ha forzato a essere qua o essere invece nel mondo. Quindi quale di queste sensazioni seguire? Non puoi fare questo errore. Puoi fare qualsiasi errore se cerchi veramente per la verità. Nessun errore è troppo grande. Alcune volte devi fare degli errori e poi riconoscere che è stato un errore. Ho detto che alcune volte la coscienza crea questo senso che esiste un problema in modo che tu faccia questa esperienza di superarlo, trascenderlo. E quindi magari trascendenza è proprio il nome di questo gioco. Actually, in to me, being here is what I call being in the world. When I mean withdrawal. A dire la verità, io essere qua, essere qua per me essere nel mondo. Per me, quando io dico mi ritiro, vuol dire proprio sono solo da solo. In che senso è più facile per te? Ho più spazio per lasciare che tutto venga su. E credimi. Io adoro quando tu dici che la coscienza ti mette alla prova. Questo mi aiuta molto in questi momenti. Se la coscienza si sta mettendo alla prova, vuol dire che si sta espandendo e sta crescendo. E sento che ogni volta questa prova è sempre più difficile e sono ok. Non sono sicura di questo che dici. Perché dovresti avere una sfida dopo l'altra? Perché non vai verso la chiarezza? Amerai, mi piacerebbe un sacco. Perché certe volte noi diciamo c'è questo test, questa prova, una dopo l'altra. Chi sei tu che devi attraversare tutte queste sfide? Se tu guardi dal posto giusto è abbastanza. Tu guardi dal posto giusto e se c'è una pratica è quella di smettere di interrompere questo riflesso che ti riporta nel vecchio posto. Grazie per le tue parole. Io penso di avere chiarezza e penso, ok, sono pronto, vengo a Monte Saggia. E poi arrivo qua e dico, non sono pronto. Il problema è che tu pensi troppo. Tu usi la mente troppo, non la lasci riposare. Tu provi a utilizzare la mente per andare oltre la mente. Then the mind itself will say, you know, even this kind of place is too. E la mente ti dirà, just you and me. Questo posto è troppo rumoroso. Forse dobbiamo andare in un posto dove ci sei solo tu e io, solo noi due. Perché non provi ad andare in un posto dove la mente non c'è? Quando sei veramente da solo, devi essere anche senza la mente. Allora quello è veramente un buon posto. Però se tu vai in un posto da solo, ma c'è anche la mente con te, allora non va bene. Correggimi se mi sbaglio. I'm sorry, maybe I should just... Well, I have to really muster some courage if I want to get quite intimate. Devo trovare tutto il coraggio
per dirti questo, se è una cosa molto intima, sento che è intima. Now you have to say, when you say something like that, now you whet the appetite of everybody. Adesso siamo tutti curiositi, no? Tu hai detto che è molto intima, vogliamo sapere questa cosa molto intima. Quelli che stavano dormendo si sono appena svegliati. Che cosa vuoi condividere adesso? Deve essere qualcosa di importante, qualcosa di grosso. Dopo aver passato un po' di tempo da solo, e ascoltavo i tuoi satsang e le tue indicazioni e le praticavo e ho avuto realizzazioni fantastiche. A un certo punto ho sentito, ok, adesso vado a Monte Saggio, non c'era un piano B, arrivo. Ero lontano, ci è voluto un po' di tempo per organizzare. E quando sono arrivato qua, pensavo di poter mantenere questa verità anche nelle interazioni. E poi sono arrivato qua e ho realizzato, non è così facile per me adesso. Quando interagisco con le persone, non all'inizio forse, ma dopo tre o quattro volte ho delle aspettative. E mi aspetto che l'interazione con questa persona sarà meravigliosa come la prima volta. Cosa significa bella interazione? Recentemente, dopo che sono andato via da qua ed ero molto arrabbiato, e il giorno dopo ho avuto un click. Sto attraversando questo momento di cambiamenti. Io posso osservarlo dal posto in cui non ci sono cambiamenti. Io mi sono detta, voglio vedere Dio negli occhi di tutti, ed era un'intenzione molto forte. E le persone intorno erano così belle, e avevo questi momenti in cui guardavo negli occhi delle persone ed erano così intensi, un incontro così profondo. Che dopo aver incontrato questa persona la seconda, la terza volta, potevo vedere che c'era questa aspettativa. Mi aspettavo di questa esperienza, di continuare, di essere così intensa. Sono molto felice di tutto questo processo. Anche se rimanevo coinvolto, ho catturato in questo ciclo di aspettative, però potevo osservarlo. E quindi è meglio di prima. Questo è quello che queste interazioni con le persone ho capito, che ho visto che non è così chiaro questa cosa per me. Da quello che dici, direi che tu devi stare con le persone, non necessariamente qui. Forse qui non abbiamo neanche lo spazio, però devi stare in un ambiente simile, perché in continua a infilare il coltello nella piaga per vedere, che farti vedere e ascoltare le istruzioni, le indicazioni. Ci sono persone che vanno in India, vanno sull'Himalaya, e si vestono di arancione, diventano un monaco. Le persone lo chiamano Swami, e poi magari devono tornare in Inghilterra o in Belgio per qualche motivo. E quando arrivano, tutta la loro luce la perdono. Queste persone intorno puzzano per niente, come un monaco, piuttosto come una scimmia. Così agitati, non vedono l'ora di tornare nell'India. Questo non è l'atteggiamento di un vero monaco. La scena cambierà, però l'osservatore rimane immutato. E questo vuol dire essere stabili. Quindi non prendere nessuna decisione, perché le decisioni sono prese spesso dalla persona. E quindi siediti tranquillo, follow the instructions
e ascolta le istruzioni. In qualche modo crescerai, e questo è il modo migliore. Altrimenti la tua mente ti dice: rimani da solo, stai meglio, perché da solo sei l'imperatore del tuo regno. Però quando di nuovo torni a contatto con le persone, le odierai. No, preferisco i gatti alle persone. Sarai così? Perché non hai vinto, non hai conquistato la tua mente. Sono contento che tu ti sia espresso meglio. Non è una domanda, a una domanda c'è una risposta standard. Devi vedere chi ha dietro questo andare via. È il Supremo che ti dice: vai, stai da solo. No, è la mente stessa che dice: ho dei problemi quando ci sono le altre persone, mi sento messa in luce, questo mi fa sentire a disagio, andiamocene dai, lontano, dove possiamo meditare io e te. Meditation need not be, you know, hours and hours. La meditazione hours and hours. Sometimes I wake non deve essere ore, ore, ore. Certe volte li sveglio, perché in realtà stanno dormendo, e quindi non dagli uno scrollone. Io preferisco avere la tua attenzione ora, che tu vada in meditazione come un'escusa per non sentire quello che ti sto dicendo, perché quello che ti sto dicendo è il coltello alla gola, e la meditazione è come un cuscino su cui appoggiare la tua testa, e la tua mente non sceglie il coltello, dice: oh, cuscino, bello, morbido, se ne va a dormire. E tu sei qua per svegliarti. Tutti voi qua a Monte Saggia sono sulla, nel ramo della morte, la morte per l'ego. Non siete qua come turisti. È il posto più bello, non è una prigione, ma tutti siete nel ramo della morte, della prigione, condannati a morte, la morte di quello che non è vero. I tell you because you know I also get letters from people. Oh, Guruji, you know. Ti dico perché spesso ricevo queste lettere di persone che dicono: sono così felice, mi sento così libero, posso venire a Monte Saggia per 3 giorni, sedermi con te, vederti negli occhi, dirti grazie. E dico: va bene, vieni. Va bene, mandato, arrivano. E si nascondono da me. Hanno detto: posso venire a stare con te? E loro si nascondono dietro gli alberi. E ti dico: ehi! E si spaventano. Che cosa succede? C'è qualcosa che si sente a disagio. No, come dire, mi vedrà. Ma io sono qua apposta per coglierti, per beccarti, in modo che tu possa essere libero, per vedere quello che non è giusto. Perché ti nascondi? Tu sei Jennifer? Sì. Posso leggere la tua lettera che mi hai scritto? Dice: Guruji, io non vedo l'ora di vederti. E tu sei venuta qua per vedermi, per morire. E questa è un'opera della coscienza, un operato della coscienza. Tu arrivi, c'è qualcosa di inaspettato, questa paura che arriva. Anch'io, quando ho incontrato il mio Guruji, gli ho scritto questa lettera e pensavo che la leggesse e dicesse: oh, il mio figliolo, eccolo, è venuto a me. Ho avuto un abbraccio? No, un sacco di sberle. Però quello di cui avevo bisogno. Se sapevo che mi avrebbe preso a sbarli, non l'avrei mica scritta quella lettera. E questo è tutto per il bene. C'è qualcosa che si nasconde e tu non lo riesci a vedere, ma il maestro lo vede. E se guardiamo insieme, lo mostriamo, dici: com'è? Come va qua? Aia! Dice: vuoi ancora? Andiamo oltre, andiamo più a fondo. Ok, so good. We are good for the moment. Well,
Quindi va bene per ora. So il tuo consiglio è quello di rimanere, perché prima mi hai detto va bene ritirarsi, perché prima vi ascoltavo da un altro posto. No, perché meditare in un ambiente pieno di persone? Poi ho visto che c'era tutta questa complessità dietro. Ho detto no, allora no, tu devi rimanere, devi stare con le persone. E visto questo non ti piace, non so dove metterti, ma però tu devi trovare un posto come questo. O possiamo trovare un posto qua, vediamo. O almeno partecipare alle satsang e andare. Tu non vai via adesso. Non mi piace. Io preferirei che tu lo comprendessi, cogliessi adesso. Non voglio aspettare 2 o 3 giorni. Io sono qua per ora, oggi. Grazie. Un'altra domanda? Tu puoi venire. Ok. Namaste Guruji. Ah, namaste. Namaste Guruji. I will try to ask the question from the experience perspective. Okay. So, stavo cercando di fare la domanda dalla prospettiva dell'esperienza. Il sé by concept, che di cui abbiamo parlato. Concettualmente non è possibile cambiarlo o muoverlo, ma in pratica, al momento, quando la chiarezza aumenta, la prima volta dici ok, non si muove, c'è qualcosa lì, ma e tu puoi tornare a vedere te stesso. Ma poi la chiarezza aumenta e senza concetti hai l'esperienza diretta e arriva con della sorta di beatitudine, una gioia. E per tornare a questa chiarezza è possibile vedere che questa consapevolezza, coscienza può fluttuare o muoversi da sola, conoscendo se stessa, ciò che è capace. Che cosa è capace di osservare la coscienza che fluttua? Che cosa intendi per coscienza? Sé, intendo il sé. Quindi, in che senso fluttua? È stabile dalla prospettiva che sa, conosce sempre, ma al punto che conosce qualcos'altro che non è il sé, che conosce la mente, poi cambia. Quello dipende dalla maturità della visione. Se c'è dualità nell'osservatore, allora sembrerà che la coscienza cambi. Se l'osservatore, dalla prospettiva di colui che vede, se c'è una dualità fra questi, non nel senso che ora stiamo parlando, nel senso che tu sei qui, io sono qui e gli altri sono seduti. È vero, nel campo della dualità, nella coscienza, nella sua espressione duale, allora qui abbiamo questa sensazione. La dualità è necessaria per l'esperienza, ma comunque da dove avviene la percezione della dualità? Colui che ciò che percepisce l'espressione della dualità, eccetera, quella non è dualità, non fluttua, ma ciò che appare in esso è quello che fluttua. Colui che si identifica con quello che dice oggi è così, domani è così, anche quello fluttua.
La coscienza nella modalità personale ha la capacità anche essa di osservare, semplicemente che osserva primariamente con interesse, come se fosse un sé privato, tende a osservare. Tende a osservare ciò che mi va bene e ciò che non mi va bene. E le mie preoccupazioni sono localizzate a me e a quello che amo, ma la coscienza impersonale più profonda, mentre continuiamo a osservare che c'è uno spazio più profondo di coscienza e più profondamente la riconosciamo come coscienza, meno personale diventa. Apparentemente può esserci questo senso personale nella coscienza, ma l'osservatore sa che è solo apparente, sa che non è la totalità, che non è completo, che è un'espressione di quello. Quindi non c'è nessuna grande variazione presente nell'osservatore, nel cambio di ciò che cambia. Ciò che cambia è percepibile in modo molto naturale e colui che osserva se lo gode anche. Colui che vede nel mondo della dualità, della molteplicità, succede nel posto che chiamo la presenza conscia, la presenza fluida. La visione della coscienza, dell'esistenza dinamica. Ma l'osservatore è il fenomeno più sottile che guarda dalla posizione dell'assoluto, da dove non c'è fluttuazione. Quando diventa non duale, non c'è nessun posto da cui può essere fatta esperienza, da una percezione, da una prospettiva non concettuale. Da una prospettiva non concettuale puoi assaporare, puoi muoverti, puoi avere il senso del conoscere e il senso dell'altro, perché la conoscenza si manifesta così, attraverso i cinque elementi, attraverso il corpo e i sensi, perché vuole assaporare questo, ma la dualità è perfettamente espressa, ma viene vista come espressione del sé non duale, non ha una realtà indipendente. È semplicemente una funzione, una modalità, un'espressione del sé non duale, unico. Quindi non fa male. A volte le persone dicono: non sono veramente nella dualità. Ma questa è la dualità che parla. Senza dualità non c'è esperienza. È semplicemente una funzione all'interno della visione non duale. Ma le persone ci arriveranno da soli, non voglio infastidirli con questo. Anche se nessuno ti dice questa è la conclusione, tu arriverai a questo punto. Nello stesso modo, mentre parliamo di questo, ci sono anche molte persone che non hanno visto in questo modo, ma magari fanno l'esercizio e poi dicono: sì, è così, oppure no, non è così, perché stanno guardando per la prima volta dal cuore, con gli occhi del cuore. Tutte le risposte sono uguali. È divertente, è strano. Dov'è che vai dove tutti sono d'accordo su tutto? A parte quando sei membro di, per esempio, di uno stesso gruppo, come per esempio siamo membri tutti del Partito dei Conservatori. Ma qui non siamo così vicini, ma in questa visione, visto che non è basata sulla dualità, non è l'evidenza dei tuoi occhi fisici o della tua mente. Viene direttamente dal sé che parla a proposito del sé. Per quello che dico che è unica. Unico tu avere questo tipo di risposta. E ti chiedo, sai le implicazioni di questo? Perché per la prima volta hai il senso dove l'umanità è una famiglia, solo qui.
può essere così, perché se parliamo dal posto, dalla posizione dell'identità corpo-mente, abbiamo così tanti condizionamenti e culture che siamo identificati con il nostro corpo, e l'unità è semplicemente un concetto, un desiderio. Neanche tutti lo vogliono questo, ma in questo campo di visione non duale totale dal cuore, differences don't thrive at this height of seeing, and it is here. Le differenze non hanno nessun peso, questa altezza. E qui puoi dire siamo uno solo. È fantastico per me sentire questo, perché migliaia di persone hanno parlato con me intorno a tutto il mondo. Ho avuto questa bellissima opportunità di parlare e esplorare insieme, condividere, incontrare questo tipo di risposta dalla gente, che possiamo chiamare come un risveglio di massa. Non ho mai sentito parlare di qualcosa del genere. Non è che arriva da un'eccitazione evangelica, ma arriva da una visione chiara, sobria, ed è bellissimo, perché non voglio convincerli di qualcosa o da dove vieni, qual è il tuo punto di vista, ma dal tuo stesso sé tu stai parlando. Ma ciò che implica, a volte dico, mio Dio, tu non realizzi che cosa significa, gradualmente si aprirà. Si aprirà e svelerà i suoi misteri e la sua bellezza. A chi ne è degno? E io per essere degno intendo che ha un'attitudine, un atteggiamento che è degno, non nel senso di anima. Un atteggiamento che lo valorizza. Inizia così, anche se solo nella sensazione, una pura sensazione. Per me è stato così. Ho avuto un piccolo... Sono impazzito totalmente. Ed è stato bellissimo, bellissimo. Sono cambiato totalmente. È stato molto facile avere questo atteggiamento di arrendermi a tutto. Avevo semplicemente questo atteggiamento di arrendermi. Se qualcosa ti può far cambiare direzione in un modo così potente, tu stai camminando solo e deve essere qualcosa di grande, qualcosa che fa implodere o esplodere un essere umano in un modo così bello. Oh, quindi non sei preoccupato di come le persone lo potranno capire. Quello lo vedrai dopo. Ora sono qui. Questo è un altro pensiero. E non puoi pentirtene in qualche modo. So at the moment of experiencing this non-duality. Ci sono stati dei momenti di vivere questa non dualità. Come tu dici, ti arrendi al posto di cercare di contrarti e dire ah, questo non cambia, non cambia, non cambia. Io non sapevo niente della dualità, della non dualità. Queste parole sono arrivate dopo. Sono arrivate dopo, quando erano come giuste per me. All'inizio non sapevo niente di Brahman, questo tipo di terminologia, Nirvana, Samskara. Non sapevo proprio niente, non sono le parole. L'esperienza, arrivata all'esperienza, e poi ho letto qualcosa, dopo l'esperienza l'ho letto e ho detto, ah, ecco che cos'era. Le parole sono arrivate dopo, dualità e non dualità, non significano niente per me. Mi sentivo semplicemente felice. Mi sentivo come wow, per così tanto tempo nella vita facevo tante cose, sport, arti marziali, arte,
I was looking for ultimate expression. C'era sempre qualcosa che mi guidava. Stavo cercando per l'espressione ultima, finale. Farò un quadro finale, ultimo. Ero quasi ossessionato da questo, no? E anche nelle arti marziali. Cercavo sempre... Stavo sempre lì a cercare qualcosa che non può essere un programma, deve essere spontaneo. Come posso allenarmi per essere spontaneo? Come posso scappare per essere spontaneo? E poi quando è successo questo, ho realizzato, ah, sto cercando questo, ma non ero consapevole. Perché quando è stato sentito dentro questo, l'urgenza mi ha lasciato. Qualcosa si è sentito a casa. E quindi sono rimasto sempre più a casa, sempre più a casa, sempre più a casa. Qualcosa di questo tipo ha giocato. E quando sono andato attraverso quella porta, poi dappertutto mi sentivo a casa. A volte senti, sono a casa, ma sono solo nel corridoio, nel tinello. Poi dopo dici, vado in cucina e ora sento che dappertutto mi sento a casa. Questa è un'evoluzione naturale, non è qualcosa che ho fatto. E tornando alla dualità, ho avuto come un senso di come aggrapparmi a questa chiarezza. Mi aggrappo a questa chiarezza perché mi piace, perché... Ma poi dico, ma se muoio, posso morire in qualsiasi momento, posso morire mentre faccio le mie pratiche spirituali. E se muoio mentre mi aggrappo alla chiarezza, va bene morire aggrappandomi alla chiarezza o... Ah, penso che sia la cosa più bella, no? Di tutte le cose di cui puoi morire. A volte la gente dice, ah, sono attratta da te, ma non voglio essere attaccata a te. Ma a noi non ci interessano gli attaccamenti qui. Sei stato attaccato a molte cose. E allora cosa succede se sei attaccato alla libertà? Allora sei cattivo, è una cosa brutta. Ma deve essere una cosa bella, no? Immaginiamo che sei attaccato, è un attaccamento per... Boh, non lo so, non riesco a pensare. Non ti preoccupare, non è che ne hai un attaccamento. Tu ami questa cosa perché trovi delle... Perché aspiri a una delle più, le cose più alte. E questo ha un potere. You know, sometimes you can be maybe so. Maybe you are so deeply established or unified with the thing you love. A volte sei così profondamente stabilizzato e unificato con la cosa che ami che non la sapori neanche quando arriva. Non sai neanche cosa è successo perché magari non lo sai. Grazie. Okay, let me tell you what's happening now. It says 6:17. Okay. Okay. And normally, allora sono le 6:17 e normalmente in questi satsang della domenica siamo molto regolari, siamo stati molto regolari per un po'. Molte team stavano viaggiando, quindi per un po' non abbiamo continuato con questa regolarità. Ma un po' di tempo fa i satsang erano così, ci sedevamo così insieme come oggi, bellissimo. Poi prendevamo, ci facciamo una pausa. And so we'd usually take a break about now, e poi leggevo un po' di lettere e durante la pausa le persone vanno a bersi un chai e poi torniamo dopo 20 minuti e ci sediamo e io leggo un po' di queste lettere. È un altro tipo di satsang, quindi per un'altra ora leggo le lettere. Sei benvenuto a tornare e possiamo divertirci un po'. Break for those of you who could do with a pee or something and a cup of tea, the SAP. Quindi sono contenta se ci prendiamo una pausa un attimo e abbiamo un po' di tè. Ma prima
Vorrei che qualcuno venisse qui a suonare qualcosa. Vuoi suonare? No, lui suona. Upasana, yeah, we dance inside the storm. You fight, but what are you fighting for? Knock. Who's knocking at the door? Does it open from within? Are we ready to begin? Then let go, my friend. The beginning is the end. What you come to see is that you have always been. The song remains the same. Upasana, yeah, we dance inside the storm. Sudhisattva, we be forevermore. You are strong, you are wise, you are patient, you are kind. Upasana, yeah, we dance inside, yeah. Is there something more to life? Don't tell me you're just here to die. When you cannot see behind, for your veil is where you hide. We must all look deep inside. Upasana, we dance inside the storm. Sudhisattva, we will be forevermore. I am strong, I am wise, I am patient, I am kind. Upasana, yeah, we dance inside the storm.
persona. Yeah, we dance inside the storm, upasana. Yeah, we dance and we dance and we dance, upasana. Yeah, we dance inside your storm, upasana. Yeah, we dance. From Spain, we got it from Spain. Oh, for you, it's a mandala. One elephant in the center. Perhaps you like elephants. I think I'm the elephant in the center. Thank you, Muji. Thank you. Thank you so much. My son and me got in Cadiz. You know Cadiz? Cadiz. Yeah. Oh. So, thank you, thank you, thank you. A very beautiful day. Thank you. Snail is still here. Oh, really? He's still here. That's amazing. Huh? The snail a few days ago was wrapped around a finger like a ring. The same one? I don't know what to do with it. What do you do when you're sleeping? It's in my bottle down here. Un paio di giorni e poi me lo sono trovato attaccato a un dito. Cioè, va tutto bene. Thank you.
Oh, look at this one. See you again. Oh. Hey. I hope I come swim by. That's what it is. Love you. Very nice. Look at that.